Biochar, oggi parliamo di biochar. Avevamo promesso che avremmo approfondito questo argomento e quindi lo facciamo con Cristiano. Ciao Cristiano, cos'è il biochar? Salve a tutti! Ciao! Cos'è? Il biochar è il carbone vegetale, ovvero una struttura amorfa del carbonio che ha notevoli impieghi. E noi approfondiremo specificatamente quelli di uso prettamente agricolo e per la rigenerazione del suolo. Benissimo, allora, prima di entrare negli utilizzi capiamo come procurarci il biochar, facendolo da soli è il modo migliore e più economico. Da quali materiali partiamo? Si parte semplicemente da materiali vegetali, da potature, cascame, materiale di recupero di giardini, di aziende agricole. E che opportunamente trattato può essere utilizzato e convertito attraverso un processo di carbonizzazione, appunto, per la produzione di carbone vegetale. Sono partite delle belle immagini che sono anche un bel ricordo per noi, Cristiano. Perché... Esatto, il nostro viaggio in Germania. Per imparare a fare il biochar siamo arrivati fino alla Germania. Esattamente. Allora, mentre vediamo Hubert che prepara un meraviglioso biochar, raccontami come poi invece ti sei attrezzato tu nella tua azienda, come si svolge il tuo procedimento produttivo del biochar. Sì, allora, io dopo questa esperienza ho rielaborato il mio Contiki che potete vedere nella foto. Il modello è stato ripreso dall'Istituto Itaca. È praticamente un tronco di cono, una base minore 1 metro per 1 metro, base maggiore 3 metri per 3 metri, altezza 1 metro. Una capienza molto importante per trattare un quantitativo rilevante di biomasse. Alla base di questa struttura c'è semplicemente installata una cannella. D'acqua, perché, per l'acqua? Esattamente, ecco, servirà per insufflare acqua dal basso per poi sommergere tutto il materiale e per bloccare il processo di carbonizzazione, ovvero è l'ultima fase di spengimento. È semplicemente realizzato in ferro, lo spessore è 5 mm, è piazzato su un piazzale in cemento vicino a una cannella idrica semplicemente. E poi poco distante c'è il cumulo di ramaie, di potature, di biomasse che alcune volte, come potete vedere, carico visto il quantitativo anche con il trattore, una pala meccanica. Che mi permette di agevolmente caricare il Contiki. Nella parte di partenza semplicemente si accende un fuoco e si fa in modo che ci sia un letto di brace molto, molto robusto, molto importante. Dopodiché si continua ad alimentare questo letto di brace con tutte le ramaie, le potature che abbiamo messo da parte, senza andare a promuovere la combustione. Questo significa che questo processo di carbonizzazione è una combustione con una quantità minima di ossigeno e questa struttura troncoconica ci permette di svolgere adeguatamente questo compito. E infatti poi quando il processo che si può osservare dalla trasformazione delle ramaie che si aggiungono inizia a direzionarsi verso la combustione, si continua immediatamente ad aggiungere altro materiale, quindi si sviluppa continuamente calore ma non si sviluppa fiamma. In questo modo, come vedete poi alla fine del processo che andremo a concludere immettendo acqua dal basso e quindi il livello dell'acqua salirà dentro questa enorme vasca e bloccherà il processo e promuoverà appunto la carbonizzazione. E questo, vedete, è il prodotto finale, ovvero carbone vegetale prodotto in un lasso di tempo molto breve ed ad alte temperature. Questo è molto importante. Il discriminante in questi processi non solo ovviamente è l'ossigeno che deve essere minimo, molto più simile a un processo pirolitico, ma soprattutto la temperatura che deve essere intorno ai 500-600 gradi o comunque sia nell'intervallo tra i 350 e i 650 gradi massimo. In questo modo si fa sì che si promuove
un'adeguata produzione di biochar a discapito di altri prodotti che potrebbero essere invece ottenuti, perché se noi andassimo per esempio ad alzare ulteriormente le temperature andremmo a promuovere quello che è il syngas, ovvero un gas che ha un grande potere di combustibile, mentre la frazione di biochar solida sarebbe minima. Però servirebbe in questo caso una struttura diversa Ovviamente ci per sono delle recuperare il gas. caldaie adibite specifiche che fanno proprio la produzione di syngas, dove lì invece il biochar è un materiale di scarto, mentre per noi ora invece è proprio l'obiettivo della Senti, carbonizzazione. ma chi non ha un contichi bello grande come te, che vuole fare una produzione più ristretta e casalinga di un po' di biochar, che cosa può utilizzare? Certamente, ci sono moltissimi modi anche molto molto semplici e a costo zero. Innanzitutto c'è la classica buca a A terra, terra. un classico cono, praticamente un contichi realizzato su una buca. La profondità deve essere di circa 1,5 m, la pendenza della buca all'incirca di 45 gradi. In questo modo riottenete le caratteristiche di un contichi. Oppure anche si possono utilizzare dei classici bidoni di ferro verticali cilindrici che diciamo non sono proprio performanti, ma se ben controllati possono essere utili e funzionanti. Abbiamo visto E l'erba, che mentre usava l'erba Hubert nelle immagini, per esempio, quello è un buon modo certamente per abbassare la temperatura con l'erba esattamente, fresca. diciamo, il cumulo di massa di potatura da carbonizzare deve essere tendenzialmente asciutto e ben secco. Però deve essere anche sempre pronto all'uso una quantità di materiale fresco, quindi ricco anche di acqua, che riesca un attimo a calmare eventuali fiamme che si potrebbero sviluppare e anche quindi a riabbassare temporaneamente la temperatura. E tra l'altro quel contichi che utilizza Hubert è quello che potete trovare in commercio online. Ok, questa è diciamo, una cosa brevettata che si può acquistare. Esattamente, esattamente. Ok, lo vediamo mettere, che tra l'altro aveva queste mani d'amianto Sì, incredibile, cioè, perché indistruttibile. poi bisogna stare attenti, insomma, ora, Hubert riesce a avvicinarsi al Sì, fuoco senza bruciarsi, solo lui lo può poi ecco, fare. in questo modello c'è anche questo rivestimento esterno che funge proprio da protezione, dentro c'è un'ulteriore proprio vasca di combustione, poi è su una struttura, su un telaio con ruote, semovente, è molto comodo, leggero. Però insomma anche a un costo di 2000 euro è questo che vedete nel video, Bell'investimento. mentre diciamo esattamente un fusto da 200 litri all'incirca potrebbe essere molto più economico e di facile reperibilità, oppure appunto la classica buca. Tra l'altro ecco, colgo l'occasione perché spesso sarà anche capitato di osservare anche nei camini domestici dei pezzi di carbone. E diciamo quelli sono del biochar che si è naturalmente prodotto laddove nel fuoco è rimasto del legno che non aveva sufficiente ossigeno e quindi è andato verso la carbonizzazione, probabilmente anche più soffocato dalla cenere. Ok, qui. Infatti No, no, vai. in questi processi sì, la cenere è un prodotto che non ottieni. Ok. Tutto quel carbone sarebbe stato convertito in calore e anidride carbonica e cenere, quindi ha anche un'impronta di carbonio negativa perché è un sequestro appunto di anidride Anidride carbonica. carbonica, perché in quel carbone che poi adesso vediamo come utilizzare, noi abbiamo immagazzinato anidride carbonica. Abbiamo visto la fase finale, che viene proprio Esattamente. una specie di polenta nera con l'acqua. Poi si Sì, fa uscire esatto, l'acqua dopo che si è proprio spento. un mix. Sì, viene proprio un melting pot, questa soluzione di acqua e biochar, che poi, ecco, una volta completamente spento e tornato insomma, a temperatura ambiente, potrà essere caricato perché il carbone vegetale non viene mai utilizzato, tal quale. Perché, per sua natura, ha un effetto assorbente sia di gas sia di liquidi. Quindi noi andremo a sfruttare questa sua enorme capacità per andarlo a caricare di sostanze nutritive e anche Ok, di qui siamo arrivati a una microrganismi. fase Quindi successiva, il questo è molto nostro. importante. Noi abbiamo il nostro biochar Esatto. prodotto, prima di trasferirlo nel campo, ci dirai come, bisogna caricarlo di microrganismi. Esattamente.
Il carbone presente nel contichi, appunto, viene miscelato con dei biopreparati, anche quelli che comunemente si utilizzano nell'agricoltura organica rigenerativa, con bioattivatori che si possono produrre dal compost, dal tendicompost, ma anche da batteri specifici che sono, per esempio, quelli lattofermentanti. Generalmente proprio sono loro che vengono aggiunti al biochar, perché poi una fase è quella del caricamento e il suo successivo utilizzo direttamente in campo. Un'altra fase è anche poi quella di utilizzare il biochar opportunatamente caricato e poi messo in anaerobiosi e poi successiva fase di compostaggio per ottenere la terra petra. Sei arrivato a parlare di terra preta e qui ne abbiamo visto un'inquadratura perché Hubert ci ha spiegato anche questa cosa. Esattamente. Rapidamente diciamo cos'è, poi magari l'approfondiremo un'altra volta perché oggi ci concentriamo sul biochar. Certamente, la terra petra deriva dal biochar, è semplicemente una fermentazione anaerobica del biochar in aggiunta con materiale stallatico fresco e dei microrganismi, in particolare proprio i lattobacilli. Dopo un mese di anaerobiosi vengono ulteriormente questi cumuli compostati per circa 3-4 mesi e poi utilizzati, e quello che ottenete è proprio un humus di una qualità Ok, da poi eccelsa. utilizzare nell'orto. Allora, invece, tu come utilizzi il biochar quando non fai la terra preta? E una volta caricato appunto nel contichi, e anche qui il caricamento avviene con varie matrici di batteri. Io utilizzo per esempio anche per inoculare la pasta madre, il kefir, alcuni bioattivatori del compost, ma anche il recupero i liquidi dello stallatico, l'urina, e anche materiale molto fresco che vada proprio a caricare da un punto di vista batterico il biochar. È importante poi aggiungere che una volta aggiunti questi bioattivatori ci vuole all'incirca un tempo di caricamento di 72 ore. E per quanto riguarda invece i rapporti, sarebbe ottimale avere un rapporto biochar caricatore 1 a 1. Se però non disponete di una quantità adeguata, ovviamente allungate i tempi di caricamento, mantenendolo più in macerazione. Dopodiché, poi il biochar viene prelevato e trasportato dove verrà utilizzato: in orto, nel frutteto, nel Allora, si vigneto, mette nell'oliveto, sottoterra a nel che seminativo. profondità? Allora, dipende. Per fare una rigenerazione del suolo è opportuno inserirlo in profondità all'incirca dai 30 anche fino ai 60 centimetri. Dipende poi dalla lavorazione che uno deciderà di utilizzare, e questo andrà a migliorare con un solo prodotto. Questo è molto importante: sia la struttura fisica, sia la struttura chimica che microbiologica del suolo. Quindi dovete sapere che il carbone ha un'enorme capacità appunto di assorbire gas e liquidi, quindi assorbe ossigeno e acqua, è una spugna sotterranea. Un pezzo di carbone può tenere fino a 20 volte in peso in acqua. È un ricettacolo di microrganismi perché ha un altissimo rapporto superficie-volume, quindi è molto poroso, ha una struttura molto complessa dove all'interno i microrganismi riescono a moltiplicarsi. Tra l'altro ha anche un effetto sul pH del terreno perché migliora l'effetto tampone, migliora anche la capacità di scambio ionico nel suolo, lo alleggerisce, riesce a drenarlo. Quindi veramente è un prodotto dall'altissime qualità e veramente migliora sia terreni argillosi sia terreni sabbiosi, cioè va sempre a lavorare dove c'è una Ecco, però si problematicità aggiunge del una suolo. sola volta nel terreno, non è che ogni stagione si va a rimettere nuovo carbone. No, per quanto riguarda il lavoro di rigenerazione si fa una sola volta. Le aggiunte, diciamo, negli anni successivi verranno fatte soltanto, diciamo, superficialmente laddove lo necessita. Si può anche, tra l'altro, utilizzare per completare il caricamento direttamente nelle compostiere. Questo è un altro semplice stratagemma per avere un compost molto più arricchito. Io, per esempio, ultimamente
faccio un 50% biochar e un 50% compost maturo. E si vedeva in una delle foto che viene proprio un terriccio molto molto ricco e molto stabile, perché dovete sapere che il carbone è praticamente quasi indegradabile, o comunque sia degradabile in tempi Molto lunghi. molto molto lunghi. Parliamo dell'ordine di secoli, se non di millenni, quindi rimarrà immagazzinato nel suolo. Questa è proprio la foto relativa al mix carbone e compost Diciamo che 50 e 50, mi tutto viene in di mente che questa sia una buona autoproduzione. alternativa per le persone che ancora applicano la combustione appunto delle potature nel campo, no? Sì, sarebbe veramente una rivoluzione se tutti l'applicassero, perché innanzitutto è uno dei mezzi veramente efficaci per contrastare il cambiamento climatico, perché è una pratica che sequestra carbonio, punto primo. Punto secondo, è una valorizzazione enorme delle risorse, delle potature che ogni anno si producono, ogni azienda produce, ma anche ogni giardino produce. E soprattutto va a migliorare proprio la struttura del suolo, sotto tutti i punti di vista, come ho detto poc'anzi, fisico, chimico e microbiologico. E questo valore è veramente altissimo. Noi l'abbiamo sperimentato anche proprio recentemente la comunità di Etica Vivente, io lo sto sperimentando in prima persona e i risultati per ora sì, sicuramente su piccola scala, ma sono molto molto fiduciosi e molto ottimali. Veramente hanno superato le migliori aspettative. Senti, allora ho delle domande e ne approfitto per ricordare a chi ci Certamente. segue che noi poi cerchiamo di rispondere alle domande quando lasciano i commenti sotto i nostri video. Quindi ecco, l'invito è a lasciare Certo. i commenti e noi poi andiamo a cercare gli esperti per le risposte. Prima domanda, Sì. differenze se ci sono di utilizzo come concima ammendante di Terra Preta, Biochar e Bokashi, quali eventualmente si consiglia per le rose rampicanti? Allora, il biochar è un rigenerante ad ampio spettro per il suolo. La terra petra è una sua evoluzione, quindi è ancora più valore aggiunto. Mentre il Bokashi, diciamo, viene utilizzato come riattivatore rapido del suolo. Specifichiamo rapidamente. Biochar per fare un lavoro di ristrutturazione completa e duratura del suolo. Questo però, ecco, è evidente che bisogna considerare le condizioni iniziali del suolo, però va bene praticamente per qualsiasi tipo di coltivazione. Idem per la terra petra, che però, ecco, richiede una lavorazione maggiore e soprattutto si applica, diciamo, a colture più specifiche, molto adatto per l'orticoltura in particolare. Il Bokashi è molto indicato per dare una risposta molto immediata, è un riattivatore del terreno che ha una durata all'incirca di 6 mesi, che ha un effetto rapido e anche molto più semplice da produrre, Per tra le l'altro. rose che cosa usiamo? Per le rose io consiglierei semplicemente, certo, un mix di biochar e compost Benissimo. e magari semi Allora, interrato, questa se domanda era di possibile. Giuseppe, passiamo ad Evelina. Perché il biochar viene interrato così in profondità? Non ha anche il compito di catturare la CO2 in atmosfera? Grazie e complimenti per gli interessantissimi contenuti. Questa me la sono presa così la lettura. Diciamo che abbiamo già risposto, però insomma vale la pena. Sì, in realtà è proprio per dare una ristrutturazione profonda del terreno, perché quello che noi vogliamo ottenere è un orizzonte sempre più utile per le radici. Quindi, diciamo, per gli ortaggi noi vogliamo almeno 50 centimetri di suolo utile, quindi lo andiamo a mettere almeno a 60 centimetri, proprio con delle tecniche di lavorazione appropriate. E questo poi si può riprodurre con opportuni mezzi su qualsiasi tipo di coltivazione e Diego, che ne coltura. pensi della carbonella residua del caminetto? Può essere un buon concime? Sì, l'abbiamo anche citata, può essere utilizzata ovviamente su un camino, su una stufa, le quantità sono minime, lì avremo una maggior produzione di cenere, però la può tranquillamente Giuseppe, riutilizzare. ho degli scarti liquidi un pochino densi di yogurt, ma trasparenti come acqua. Posso buttarli nella compostiera? Anche Sì, certamente non c'è nessun come problema. attivatore dovrebbero essere. Certamente sono ricchissimi di microrganismi e di lieviti, può utilizzarli senza problemi.
L'importante è che poi omogenizzi bene il cumulo. Ok, Maria, rivoltando il terreno trovo tanti lombrichi fermi appallottolati dentro un cunicolo. Che fanno? Stanno dormendo o sono in letargo? Io li prendo e li metto nella compostiera. Faccio bene? Sì, bisognerebbe capire a che specie si riferisce, perché generalmente quelli che sono utili per il compostaggio è la specie Fetida Fetida, che sono i classici lombrichi rossi, piccoli e stretti, mentre quelli che spesso si trovano nei terreni sono quelli permanenti, che sono di maggiori dimensioni e che sono molto più stanziali, ma appartengono a un'altra specie. Comunque lo può Ci sta, si tranquillamente trovano bene aggiungere. comunque nel compost, non è che. Senza dubbio, ognuno ritrova la sua nicchia Ok, ci ecologica più pensano loro appropriata. a trovare il loro angolo. Benissimo, Cristiano, Senza grazie dubbio. mille. Allora, le domande qua sotto, i commenti Grazie a qua voi. sotto, chiediamo anche un bel mi piace. E così Cristiano torna presto a trovarci per un altro collegamento. Certamente. Certamente. Grazie a voi e grazie a Grazie, tutti. ciao, ciao anche da Filippo. Ciao Cristiano.